Dopo una piccola deviazione per completare la modalità storia principale, ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon Scarlatto, il disco Indaco! Mi sto recando presso la piazza centrale perché dobbiamo incontrare alcuni personaggi molto importanti per quanto riguarda la storia di questo DLC. Nel frattempo ne approfitto per chiedervi quale tra i quattro biomi presenti nel Bioterrarium è il vostro preferito: Canyon, Savana, Ghiacciai oppure Costa? E direi che siamo arrivati. Ciao Rubra, proprio così, è un bel meo da pelare. Hai la mia solidarietà. A parte che qualcuno lo chiama Miao. Rubra, un visitatore? Non sono un visitatore qualsiasi. Joe, da quanto tempo? Scommetto che non vedevi l'ora di vedermi. Direi di sì, dai. Mi piace questa tua sincerità. Chissà chi è lei. Rubra, è l'ora. È stato bello vederti. Ti saluto. Ah, ok. Ci si vede. Quella ragazza è una mia compagna di classe. È una tipa davvero interessante. Comunque, fa parecchio strano vederti qui all'istituto, Joe. E ora che ci faccio caso, vedo che non sei cambiato affatto. Io ultimamente sto accompagnando la professoressa Rea nelle sue ricerche in giro per varie regioni, sai. I miei Pokémon ora sono molto più tosti rispetto all'ultima volta che abbiamo lottato. Vuoi vederli all'opera, vero? Dai, dai. Partiamo subito con una bella lotta Pokémon. Vediamo un po' quanti ne ha a disposizione. Facciamo una lotta in doppio, preparati perché ti farò sparire quell'aria sicura dalla faccia. Lo vedremo, Rubra, lo vedremo. Allora. Parte con Mighty Hyena. E come si chiama l'altro Pokémon? Vediamo subito. Lo vedremo, Rubra. Cannon. Allora, utilizziamo lanciafiamme su Tucannon e poi morso su Mighty Hyena. Ha iniziato a scaldare il becco? Non gli ho fatto praticamente nulla. E invece Crocofire ha fatto un bel danno a Tucannon. Occhio! Aia! Povero Tails! Povero Tails! Mamma mia. Vediamo, potrei mandare in campo Jerry, che ha delle mosse super efficaci. Allora, lanciafiamme su Tucannon, così lo facciamo fuori. E poi doppio lampo su Mighty Hyena. Sta scaldando di nuovo il becco, occhio. Benissimo, benissimo. Jerry ha usato tutta la sua elettricità e Tucannon ci saluta. Non male. Eccolo là, un brutto colpo a tradimento. Dovrei insegnarti un po' di buone maniere. Vediamo se schiererà qualche altro Pokémon. Occhio a Grido di lotta. Per aumentare il suo attacco. Scrafty? Ah, me lo ricordo questo Pokémon qua. Mi diminuisce l'attacco di entrambi i miei Pokémon. Allora, attacchiamo Scrafty e utilizziamo doppio lampo sempre su Mighty Hyena. Ah, ha fallito, peccato. Beh, lui ha subito un bel danno, non male. Occhio a Sgranocchio. Occhio Sgranocchio. Ho fatto la rima senza rendermene conto. Gran fisico, Ha aumentato il suo attacco e la sua difesa. Facciamo cambio. Mighty Hyena
su Mighty Hyena usiamo lanciafiamme e su Scrafty zuffa. Benissimo, è super efficace. Ehi, ogni tanto potresti anche usare una mossa poco efficace, eh? Contaci. Contaci proprio. Purtroppo la difesa speciale di Jerry è calata leggermente. Dovrebbe avere ancora un Pokémon in teoria. Perché se ci ha proposto una lotta in doppio vuol dire che... dovrebbe avere minimo 4 Pokémon. Infatti ha Sinistra. Già incontrato nel primo DLC. Lancia fiamme su di lui. Poi usiamo un altro Pokémon perché Jerry non ha delle mosse efficaci contro quest'ultimo. Mandiamo in campo Rubik. Eccolo. È ora di fare sul serio. Usa il Tera Crystal? Veramente? Non me l'aspettavo. Questa mossa non me l'aspettavo. Sinistra di tipo erba, eh. Quindi dovremmo riuscire a mandarlo KO in 4-4-8. Non male. Sì, ha utilizzato anche una bacca per difendersi dall'attacco di Crocofire. E poi usiamo anche Aeroassalto. Quindi se non lo manda KO un attacco, lo manderà KO l'altro. Infatti, voilà, problema risolto. Che ne dici, Rubra? Che ne dici? Accidenti. Non è andata proprio come previsto. Abbiamo vinto anche delle monete. Non male. Ah! A che è servito allenarmi con la Tera Cristallizzazione? Io faccio un passo avanti ed ecco che tu ne fai 10. Sei senza pietà, come al solito. Senti, parlando d'altro, hai per caso incontrato Riri? No, non l'ho ancora visto. Ah, lascia stare. Se non l'hai incontrato, pazienza. Ma come si può essere così incapaci? Questa voce. Chi sarebbe lui? Come pensavo, è Riben. Guarda tu se doveva arrivare proprio ora. Riben? Ma veramente è lui? Fai silenzio. Ti avevo detto di allenare 5 Pokémon per averli pronti per la lotta, no? Scusami, è che questo mese le faccende di casa mi hanno portato via un sacco di tempo. Oh, capisco. Se le cose stanno così, che ne dici di rimanere una schiappa per il resto dei tuoi giorni? No, io, cioè... sei impegnato, giusto? Vorrà dire che mi occuperò io di tutto il resto. Com'è cambiato? Compresa la tua lettera di ritiro dal club. Se non hai intenzione di fare sul serio, nel mio club non c'è posto per te. Aspetta, Riben, ti prego, perdonami. Non l'avrei mai immaginato. Sono senza parole, sì. Dopo il viaggio di studio, Riri è cambiato un po'. E non parlo solo del suo aspetto. Come hai potuto vedere da quella scena... che spettacolo di cattivo gusto ci è toccato vedere, eh? E lui? Guarda un po' chi abbiamo. Rubra e una faccia nuova, direi. È forse chi penso che sia? Vale a dire la star del momento? Non potevamo incappare in una persona più fastidiosa. Rubra, mi stupisco di te. Potresti almeno presentarci, no? Questo è Aris, un tizio che detesto. Bene. Non si direbbe mai l'allenatore più forte dell'Istituto Mirtillo. O, per essere precisi, lo era. Grazie per la dettagliata presentazione. Questo invece è Joe. È qui per il programma di scambio. Siamo amici da... di un po'. Tu sei amico anche di Riben, no? Sì, perché?
Oh, ci avevo visto giusto. Non sai quanto mi faccia piacere. Allora, carissimo Joe, direi che ti posso mostrare la stanza del nostro club. Eh? E perché mai? Non sei ancora iscritto a nessun club, giusto? La scuola risulta meno pallosa se fai parte di un club, fidati. E io non posso farmi sfuggire l'occasione di invitare gente interessante come te. Seguimi. Allora, seguiamolo. Credi di poter trattare tutti come se fossero al suo servizio. Quanto lo detesto. Vengo anch'io con te. Adesso anche lei si unisce al club. Ed eccoci arrivati. Senti un po', ma sei sicuro che sia una buona idea? Voglio dire, se incontrassimo Riben, tranquilla, non si farà vedere da queste parti per un bel po'. Oh, ok. Comunque, come puoi vedere, questa è la stanza del Club Lega. Ti do il benvenuto a nome di tutto il club. Che attività svolgete qui dentro? Ottima domanda! In questo istituto abbiamo la Lega Mirtillo Lemi, in breve, ovvero un sistema che classifica gli studenti in base alle loro abilità nelle lotte. Quello che facciamo qui al Club Lega è allenare i nostri Pokémon per scalare la classifica. In pratica possiamo riassumere le attività del club con lotte e bagordi. Potevi anche dirlo in modo più carino. A dirla tutta, di recente stiamo attraversando alcuni cambiamenti. In teoria sarei anch'io un membro, ma la verità è che non mi faccio viva molto spesso. Tra l'altro, le quattro persone più forti della Lega Mirtillo formano la cricca dei Super 4 Lemi. Questo tizio insopportabile con l'inciuffo al vento e la ragazza che hai visto con me nella cupola sono entrambi Super 4. Mentre Rubra invece è fuori classifica. E glielo fa pesare, eh. E comunque la mia forza supera di gran lunga quella di un Super 4, sia chiaro. Sì, sì, va bene, certo che sì. Che te ne pare, Joe? Nel mio club non c'è pericolo di annoiarsi, dico bene? Effettivamente. Una reazione promettente, proprio quello che speravo. Uff! Quindi direi che possiamo dichiarare terminato il periodo di prova. Periodo di prova? Chi ti dice che vuole iscriversi? Certo che vuole iscriversi. Allora. Ah, posso venire quando voglio? Benissimo. Cosa mi permette di fare? Ah, per aiutare i tizi del club, donando dei PM ad altri studenti tramite il PC presente nella sede del Club Lega, puoi ottenere utili ricompense come temi di arredamento e funzioni aggiuntive. Sì, concordo. Meglio fare un po' di pratica, va? Intanto mi ha dato 200 PM. Con quelli potresti farti insegnare uno stile di lancio da battista del club di baseball. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non credo che sia lui, giusto? Possiamo uscire di qui? Credo di sì. Ehi, dove te ne vai? Prova a mandare punti Mirtillo con il computer. Chiedo scusa, non pensavo di doverlo utilizzare. Doniamo un po' di punti, va. Diamogli 150 punti. Grazie della donazione, Joe. Via smartphone non è il massimo, mi spiace, ma pensiamo a un modo interessante di lanciare la Pokéball. Vediamo, prova a mettere le mani così e a sollevare il piede cos'ha. Parlarne insieme è servito a trovare una bella soluzione. Quando hai voglia di cambiare stile, chiedi pure a me. Gli stili tra cui scegliere sono aumentati. Benissimo, benissimo. Tanto stavo guardando quei disegni sulla lavagna. Ce l'hai fatta, eh? Ma bravo. Ed era pure la prima volta che ci provavi. Per te, che non ti sfugge nulla, eccoti qualcosa da acchiappare al volo. Misterioso muleto che non oscilla molto. Aumenta la probabilità che si verifichi una cattura critica. E già che ci siamo, è tempo di vestirsi come si deve, seguendo il mio look, ovviamente. Abiti del club? Ma li voglio provare subito. Grazie mille. Cos'è che c'è sul tavolo? Solo per oggi abbiamo un'offerta speciale. Unisciti al club e potrai papparti tutti gli snack su cui ti cade l'occhio. Di che snack parli? Io vedo solo i tuoi avanzi.
Fossi in te non li toccherei nemmeno. Chissà da quanto sono lì. Credo volesse scherzare, eh. Andiamo a mangiare qualcosa? Andiamo a mangiare qualcosa, va. Appuntamento. Bella, ci si vede. Che nervi, non lo sopporto. Cosa gli passa per la testa? E poi che vuol dire è un appuntamento? Cerca di calmarti, Rubra. Si innervosisce veramente per niente. Guardate che bello quell'orsi. Scusami, ma quando sono qui dentro sono sempre nervosa. Ecco perché ci viene il meno possibile. In camera mia, andiamo? Non pensavo di avere una camera, sinceramente. Intanto volevo cambiarmi i vestiti. Ah, ma ho varie uniformi. Sì, vabbè, direi che andare in giro nudi anche no. Primaverile, estiva. Quella estiva non mi dispiace per niente. Dai, mettiamo questa, va. Cambiamo un po' il look. E voglio andare in camera mia. Vediamo se è più bella o meno bella rispetto alla camera che ho presso l'altra scuola. È praticamente identica, cambiano soltanto i colori. La maggioranza degli studenti dell'istituto vive nel dormitorio, sai? Come ti sembra rispetto alle stanze dell'accademia? È molto più blu. Siamo all'istituto Mirtillo, per forza è blu. Se ti capita puoi venire a vedere camera mia. Ah, quasi dimenticavo, ci sono delle cose che devi sapere, cioè... A proposito di Aris e di Riri, parlami di Aris. Di Aris non c'è proprio da fidarsi. A prima vista sembra un fannullone qualsiasi, ma è sempre lì che trama qualcosa. Mi fa venire un nervoso, è un cretino. A lezione non viene quasi mai ed è già stato bocciato 3 volte. Insomma, con lui non devi mai abbassare la guardia. Va bene. Riben invece? L'hai visto anche tu, no? Di questi tempi mi fa paura. Da quando è tornato da Nordivia, sembra un'altra persona. Si allena nelle lotte, ogni giorno rinunciando pure a dormire. È diventato davvero forte quel marmocchio. Aris era il numero 1 dell'istituto, ma Riri l'ha battuto. Adesso è a capo della Lega e campione della Lega Mirtillo. Immagino che sia molto occupato, ormai non mi parla quasi più. Sarà entrato nella sua fase ribelle, ne sono certa. Riben sarà pure cambiato, ma io vorrei che tu... rimanessi suo amico. Va bene, ci proviamo. Ci proviamo. Grazie. Sì, devo andare da Aris in mensa. Dai, entro anch'io nel club. Se Aris si azzarda a dire qualche scemenza, non esitare a dargli un botto in testa. Una botta in testa. Allora, mensa, eccola qua. No, devo dire che comunque questo istituto non è niente male. Anzi, forse mi sta piacendo di più rispetto all'Accademia Arancia. Eccolo. Yo, Joe! Non startene in piedi. Su, siediti. Dimmi di cosa vuoi parlare. È la prima volta che vieni in mensa, no? Fidati del vecchio Aris. Prendi il menù scolastico. È tutta roba morbida, non serve nemmeno masticare. Wow. Comodo. Joe, sei forte coi Pokémon, giusto? Con un talento come il tuo puoi benissimo puntare all'apice della Lega Mirtillo. Sarebbe da sbellicarsi se uno studente del programma di scambio diventasse primo in classifica, no? Perciò mi piacerebbe proprio che partecipassi alla Lemi. Ci stai? Dai, ci sto, ci sto. Ah, guardali un po'. C'è anche Riri. Wow, il campione! Ci sono anche i Super 4. Aris, che volevi dirci? Niente di particolare, siamo in mensa, no? Vi ho solo invitati a mangiare un boccone insieme. Che spreco di tempo. Se hai tutto questo tempo da perdere, perché non lo usi per allenare i Pokémon? Magari riusciresti pure a battermi. Mi ha respinto. Non vuoi concedere l'onore di condividere il pasto neppure al tuo amichetto qui presente? E io lo guardo ridendo. Joe? Mi sembri diverso.
Che ci fai tu qui? Ah, non lo sapevi? È qui per il programma di scambio. È vero? Sì, è così. Il preside Bluebert l'ha presentato anche a me quando ero all'entrata. Io e lui siamo già pappa e ciccia. Già che c'ero l'ho invitato a entrare nella Lemi. Ottima idea. Già brucio dalla voglia di lottare contro di lui. Secondo me lui utilizza Pokémon di tipo fuoco. Poi lo scopriremo più avanti, eh. Cos? Uno studente di un'altra scuola nella Lega Mirtillo? Non se ne registrano precedenti. Esatto! Certamente giù è in gamba, ma da qui a farlo entrare nella Lega Mirtillo... Ah, oh, che pizza! Siete proprio due guastafeste. Frequenta le nostre lezioni e ha un alloggio nel nostro dormitorio. A rigor di logica, dovrebbe essere uno di noi, no? E poi qui teniamo in gran considerazione l'autonomia degli studenti. Mettiamo la cosa ai voti. Io ovviamente sono favorevole. Tu, Rupi? Mi dispiace, ma le regole sono regole. Contraria. Pyros? Ma sì, perché no? Se è qui vuol dire che è uno studente come noi, no? Erin, tu che mi dici? Mi attengo alle regole, pertanto esprimo voto contrario. Due a favore, due contro. Bene. Campione della Lemi, cosa ne pensi? Per me non fa differenza. Chiunque sia il mio avversario, io non mi faccio battere. Allora è deciso. Ah, Riben! Aris, non ci siamo per niente. La adoro. Lei è, tra questi personaggi qua, il mio preferito. Mi dispiace, Joe. Volente o nolente, ora fai parte della Lemi. E comunque è solo una questione di prospettiva. Può essere anche un modo per avvicinarti a Riben, no? Non preoccuparti, ti starò dietro io. Adesso che abbiamo deciso, dobbiamo ufficializzare la cosa. Andiamo a parlare con la tipa all'entrata. Credo che la tipa sia lei. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei iscrivermi alla Lega Mirtillo. Sono spiacente, ma in quanto studente del programma di scambio non risulti come regolarmente iscritto all'istituto Mirtillo. Ah, per quello non c'è problema. Noi Super 4 gli abbiamo dato l'ok seduta stante. Perdonami Aris, ma capirai che non posso semplicemente fidarmi delle tue parole. Arrivano anche gli altri. È come dice lui. Ho dato a Joe il permesso di entrare nella Lemi. Se lo dice il campione non ho obiezioni. Datemi un secondo, faccio subito. Riven che mi salva da un impiccio. Questa sì che mi è nuova. Ho come l'impressione che tu stia tramando qualcosa alle mie spalle. Ma non potevo lasciarmi sfuggire l'occasione di lottare contro Joe. Ehehe, meglio così allora. Joe, non azzardarti a perdere prima di arrivare a me. Ce la metterò tutta. Perfetto. Quando mi raggiungerai ti farò vedere che non sono più quello di una volta. Lo spero, Riben, lo spero. Riri, non dovresti usare questo tono con Joe. Tu stanne fuori, Rubra. Aspetto con ansia la nostra sfida. Ci sarà da divertirsi. È molto pensierosa. Mi dispiace, Joe. Riri è stato odioso, vero? Anch'io non gli parlavo da tanto. È diventato proprio antipatico. Beh, dopo tutto il nostro stimatissimo campione non può perdere tempo con noi comuni mortali. Aris, sei tu che hai trascinato Joe nella Lega Mirtillo, vero? Scherzi, è stata una sua idea. Vero, Joe? Beh, sono andato io ad iscrivermi, quindi. Al massimo mi hanno messo la pulce nell'orecchio, o il Pokémon nell'orecchio in questo caso. Non mi convinci per nulla, comunque ormai che ti sei iscritto metticela tutta, anch'io farò il tifo per te. Grazie, Rubra, e per favore cerca di aiutare Riri. Mi scuso per l'attesa, ora sei iscritto. Oh, tempismo perfetto. Ora Joe può competere nella Lega Mirtillo. Di solito si comincia sfidando altri studenti qualsiasi per scalare man mano la classifica, ma visto l'appoggio che ti hanno accordato i Super 4 e il presidente Bluebert, potrai cominciare direttamente dalle posizioni più alte. Fin dall'inizio ti sarà permesso sfidare i Super 4 nelle loro basi, situate nei 4 settori del Bioterrarium. Registrerò la loro posizione sul tuo Smart Rotom. Perfetto.
Direi quindi di andarli ad affrontare nel prossimo episodio. Per sfidare i Super 4 avrai bisogno dei PM che otterrai tramite le ricreatività. Se riesci a sconfiggerli tutti potrai affrontare il campione. Bene, allora, fatti valere nella Lega Mirtillo. Inizia pure da chi vuoi, la scelta è tua, fratello. Prima di lottare con noi Super 4 ci saranno dei giochetti da fare, sarà uno spasso, vedrai. Dai, ti aspetto nel bioterrarium, fratello. Io, fratello. Potremmo andare ad affrontare lei, lui o l'altro. Adesso vedo un attimo io da chi andare e direi che per il momento, ragazzi, ci possiamo salutare qua. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e naturalmente noi ci rivediamo nel quarto episodio di Pokémon Scarlatto, il disco indaco. Alla prossima!